Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati su Farm Expert, ragazzi. Siamo finalmente arrivati al nostro secondo anno di gioco, dove dobbiamo iniziare a fare un po' di mais per fare la pula, altrimenti i nostri animalini muoiono un po' di fame e non è proprio l'ideale far morire di fame i nostri animalini. Quindi ho preso il mio bel McCormick che ho appena comprato, con il mio bel carro per espandere il letame, il Friedle, non so se sia una marca reale o meno, carro che adesso andremo a caricare con il caricatore. Vedete, abbiamo comprato questo caricatore che non so, ma non credo sia di nessuna marca, è proprio brutto, ragazzi, è brutto, è fatto male, lo so, però ragazzi, prendetevi il gioco un po' per quello che è, effettivamente non è uno spettacolo. Guardate, pure tutto intocciato, si è intocciato tutto qua, ma che è? Vabbè, vediamo un po', allora, vediamo come funziona. Oh, bazza quanto corre. Allora, con questo, oddio come va veloce, guardate come va veloce. Allora, con il tasto sinistro e con il tasto destro, ok, difficilissimo, perché io adesso sono abituato con farming. Ah, mamma mia, raga, difficilissimo, così, ok, tiro su, ok, sono praticamente, i tasti sono praticamente il contrario di farming, quindi mi ci vuole un attimino per capire bene quello che devo fare, ok, così, proviamo a buttare giù, oh. Giù, ok. Bah, non so tanto soddisfatto dalle, oddio, dalle animazioni. Però vabbè ragazzi, Robby vi dice sempre che per voi gioca tutto, quindi anche se in realtà sto gioco è abbastanza, diciamo, graficamente un po' così. Però ragazzi, dai, c'ha un'ottima gestione dei campi. Questo bisogna vedere sempre le cose positive. Io non ho ben capito come si tira fuori il braccetto, perché vedete, no, il braccetto può scivolare in avanti e non, ma ha scaricato? Boh, non lo so, ha scaricato, vabbè, facciamo che ha scaricato. Non so tanto sicuro che abbia scaricato, però vabbè, ha scaricato, facciamo che ha scaricato. Oddio raga, sto a sudare perché già fa caldo raga, sto registrando a 40 gradi ragazzi. Che è anche il motivo per cui non ho fatto più live ragazzi il pomeriggio, perché fa veramente troppo caldo. Però già fa caldo, dicevo, e poi in più mi ritrovo ad avere una tensione tripla che mi porta a sudare il triplo. Ok, così, piano Robby, ce la puoi fare, ok, così, ok. Ah, non c'è proprio il particle dello scarico ragazzi, non c'è proprio, cioè nel momento che voi piegate la benna, parte lo scarico, quindi non c'è proprio il particle. Va bene, dai, a noi sta bene tutto. L'importante, oh, piano, l'importante è letamare ciò che c'è da letamare. Oh, non c'ha, no ragazzi, non c'ha la collision, guardate, no vabbè, non le guardate queste cose, fate finta che non vi ho fatto vedere niente, voi fate finta di non aver visto niente, chiudete gli occhietti, e fate finta di non vedere niente. Ok, tanto voglio dire, le persone spesso sono bravissime a far finta che non vedo niente, quindi continuate a farlo anche voi. Allora, ma perché non si riempie? Ah sì, si riempie sto coso. Per un attimo ho avuto l'impressione che non si riempisse. Ok, va bene ragazzi, vi ho fatto vedere più o meno qua come funziona. Adesso io continuo a farlo off camera, così mi tolgo pure un attimo le cuffie perché sto praticamente morendo. E ci sentiamo tra un attimo quando partiamo per i campi. Allora ragazzuoli, eccoci qua con il nostro McCormick che fatica, nonostante sia uno dei trattori più potenti del gioco, fatica per portare un po' di cacchetta. Abbiamo lo spandiletame pieno e iniziamo a concimare questo campo qua ragazzi. Ok, cominciamo a spandere un po' di cacchettina in questo campino qua. Allora, vediamo un attimino di premere l'F2. Ok, siamo entrati sul campettino. Eccoci qua, vedete che appena entriamo sul campo lui ci azzera, diciamo, le texture e ci porta queste qua standard. Allora andiamo un pochino dietro come inquadratura, così riusciamo a capire dove stiamo andando e cosa stiamo facendo. Ok,
sembrano comunque i mezzi incollati al suolo. Secondo me, ragazzi, avete un po' esagerato voi ragazzi di Farm Expert come mezzo attaccato al suolo. Ho capito l'Hard Terrain, che è un DLC che è uscito e che io ho, però mi sembra veramente un pochino esagerato. Ok, apriamo lo span di letame. Ok, tra l'altro qua non facciamo vedere che la texture è solo superficiale, assolutamente, facciamo finta di niente. E iniziamo a letamare, via con la concimazione, via con la concimazione. Vediamo un po', ragazzi. Ok, ok, tanto per fortuna la texture è buona e riusciamo a vedere dove stiamo concimando. Ok, possiamo anche correre un pochino di più confronto alle altre lavorazioni, perché come vedete si controlla abbastanza bene. Ok, abbiamo buttato tanta cacchetta. Adesso cerchiamo di fare un'altra strisciata. Entriamo nel campino e vai! Vai, 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 vai così. Perfetto. Beh, un po' come in farming, vedete che il campo diventa più scuro e riusciamo a capire dove siamo passati. Questa è una cosa già positiva. C'è una cornacchia in mezzo al campo. Cos'è? Un corvo? Cos'era? Togliti perché ti riempo di cacca. Io ti avviso che ti riempo di cacca. Il consumo, ragazzi, mi pare abbastanza eccessivo. Siamo già al 60%. A parte che anche in farming, ragazzi, il consumo di letame è parecchio, quando andiamo a spandere il letame. Anche qui abbiamo avuto, diciamo, lo stesso problemino. Ok, speriamo di riuscire a finire il campo, ma penso di sì, perché con metà carro abbiamo fatto mezzo campo, quindi dovremmo riuscire, ragazzi, dovremmo riuscire. Ok, vai di cacchetta, vai con la cacchetta. Adesso non lo spengo, ecco, faccio così. E no, niente, c'è ugualmente questa specie di bug. Peccato. Secondo me non ce la facciamo mica, ragazzi, Non ce la facciamo mica a fare tutto il campo. Quanto ci volete scommettere che non ce la facciamo mica? Quanto ci volete scommettere? Abbiamo uno scarso 30%. Dai che ce la puoi fare, Robby. Dai che ce l'hai. Sto cacchio di trattore va a 4 all'ora, ragazzi. Ma sono tutti così, i trattori. Non è questione di McCormick o non McCormick. Ok, è proprio un bug, però. Avete visto, ragazzi? Anche se noi non spegniamo, che brutto il mio dialetto, non spengiamo lo span di concime e andiamo avanti, comunque ci lascia il pezzettino bianco. Vabbè, chi se ne frega. Tanto, come vedete, noi abbiamo la percentuale di fertilizzazione, che comunque è più del 90%, e quindi va più che bene. Adesso noi, con questo 6%, proviamo a fare una strisciatina qua. Vediamo un po' di rimediare almeno qua. Ok, vai così. Ok, ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, abbiamo praticamente finito la cacchetta, quindi ripieghiamo tutto e il primo campo, diciamo, è pronto per essere lavorato. Adesso io non so sinceramente se usare ancora cacchetta, fare un altro carico di cacchetta, oppure iniziare a farvi vedere anche il liquame, perché c'è anche il liquame. Forse faccio entrambe le cose, sapete, ragazzi, mi sa un altro giro di cacchetta e liquame. Vediamo un po'. Intanto sto cercando di accelerare un pochino i tempi, ma come vedete, ripeto, i mezzi, quando non sono sull'asfalto, sono praticamente attaccati al trattore. Hanno fatto uscire un DLC che doveva simulare, diciamo, il terreno difficile, l'hard terrain. Però quello che sono riusciti a fare, secondo me, è soltanto incollare i mezzi al suolo, ragazzi. Si sente veramente, veramente, veramente troppo il mezzo incollato al suolo. Però vabbè, ragazzi, io vado, faccio un altro carico di cacca e ci sentiamo tra un attimo. E allora, ragazzi, rieccoci. Ok, io lo so che avete già visto. Sì, abbiamo qualche problema grafico, qualche bug di gioco, come vedete. Il plane qua, la texture è uscita un po' troppo fuori, quindi sembra che portiamo un mattoncino Lego.
però facciamo finta di niente. Allora, quello lo voglio liquamare, che è il campo più grande, e qui diamo una letamatina. Ok ragazzi, quindi dispieghiamo il nostro spandiletame, facciamo finta che non stiamo trasportando un enorme blocco di letame, e iniziamo a spandere un po' tutto. È inutile andare con la quarta marcia, tanto va sempre piano. Facciamo, ecco, al 23, ok, forse perché siamo in discesa qua va meglio. Allora facciamo una cosa, liquamiamo proprio, letamiamo in discesa. Ok, facciamo così. Poi torniamo in su, ok, torniamo nella zona che abbiamo letamato e letamiamo in discesa, perché andando più veloce il nostro bel McCormick praticamente ci consuma meno letame. Vedete, con un 5% abbiamo già fatto una bella strisciata. Ecco, queste sono le cose intelligenti, mi piacciono quando ragiono così, molto realistico, mi piace. Allora, mettiamoci qua per la seconda strisciata. Ok, si va, ok, non male la texture del letame, ragazzi, praticamente è cacca, è paglia, è marrone, hanno fatto la paglia marrone, comunque non male, perché alla fine ci può stare, no? Il letame quello è, e quindi, voglio dire, cacchetta pagliosa, insomma. Ok, qui ne abbiamo consumato di più, quindi ragazzi, mi sembra che, sta cosa sia un po' a caso, ma che ne so. Cioè, prima con una strisciata abbiamo consumato il 5%, adesso sempre in discesa, con una strisciata abbiamo consumato 15%, quindi non si capisce la logica del gioco, però vabbè, noi continuiamo imperterriti, continuiamo nella nostra missione. Dai McCormick, non puoi essere così lento, non puoi essere così attaccato al suolo, mannaggia la fisica di sto gioco. Ok, si riparte, vai con il letame, corri. Ecco, vedete, adesso va a 13 all'ora, prima andava a 20, si vede che qua non è tanto discesa. Ecco, adesso sì, ok, corri. Ok, perfetto, torniamo su. E beh ragazzi, è una letamatura fatta col cervello, intelligentemente, per cercare di sprecare di meno, di far meno viaggi. E poi andiamo a liquamare l'altro campo e chiudiamo la puntata. Nella prossima puntata inizieremo ad erpicare, a comprare gli erpici grossi, perché sennò ci mettiamo gli anni. Insomma, dobbiamo iniziare a far tante cosette. Ok, poi facciamo così. Vai, corri McCormick, run McCormick, run. Bene, vai Paulino. Ok, e adesso l'ultima strisciatina, spero che sia l'ultima, non sono sicuro che sia l'ultima strisciatina. Secondo me non è l'ultima, non è affatto l'ultima ragazzi. Ok, deve essere l'ultima, dai, ci mettiamo in mezzo, magari riusciamo a prendere, diciamo, più fette di campo possibile. Vediamo un po' quello che stiamo combinando. Sì, dai, è l'ultima. Adesso ci finiamo, diciamo, le capezzagne come se fosse l'aratura, perché praticamente quello che abbiamo lasciato dobbiamo farlo. C'è comunque un problema con le texture, perché nonostante il carro ormai sia semi vuoto, la texture non va via, quindi ragazzi, qualche bacchettino lo abbiamo su Farm Expert, ma che dobbiamo fare raga, purtroppo si sa che è un gioco fatto un po' così, ha tante buone idee ma è stato fatto un po' troppo frettolosamente secondo me, e soprattutto l'hanno testato poco. Ok, così, vabbè dai, ci possiamo stare ragazzi. Allora, lo ripieghiamo questo, nonostante abbia ancora un po' di letame dentro, e ci andiamo a prendere la nostra botte. Così andiamo a liberare anche un po'. Ho preso una botta assurda col ginocchio. Credo ragazzi che ho un ginocchio rotto, ma io imperterrito continuo a registrare per voi. Sentite, non ho nemmeno imprecato più di tanto. Allora, eccola qui la nostra trincia nuova di zecca, ragazzi, guardate che robetta.
Oddio, non sono il massimo i modelli di sto gioco, lo riconosco. Allora, poi tra l'altro, adesso che vedo gli span di calce, mi sa proprio che la calce dobbiamo darla a questo giro, perché non lo so. A parte che l'abbiamo data lo scorso anno, mi ricordo, però non lo so, adesso vediamo, vediamo. Intanto posizioniamo sto coso con la merda sopra, ok, perfetto. E prendiamo la botte che è della stessa marca tra l'altro, Ferranvil. Boh, non lo so. Comunque ok, ce la prendiamo, ce la attacchiamo e andiamo là. Io ragazzi faccio un piccolo taglietto e ci vediamo là a caricare il liquama. Allora ragazzi, eccoci dagli animalini con la nostra botte. Adesso io devo capire dove... Ma che è successo al nostro... È sprofondato! Guardate! Il Manitou è sprofondato! Vabbè, vabbè. Facciamo finta di non vedere tutti sti bug. Allora, questo dovrebbe essere la vasca dei liquami. Vediamo un po' come caricare i liquami però, perché io non lo so. Scusi, devo caricare il liquame. Mi scusi, devo caricare il liquame, ma non so come fare. Così? Gli spiega. Ah ok, forse devo andare con la pompa. Oddio, sarebbe bellissimo se devo andare con... Ci proviamo, vediamo un po'. Quello è il fieno tra l'altro ragazzi, come vedete. Vediamo un po' se devo andare con la pompa qua dentro. No, come avvia la concimazione? Ah, stava caricando da solo. Ah, spettacolare ragazzi. Allora, chissà però se abbiamo bisogno della pompa. Vediamo un po'. No, dai, basta che veniamo qua e si riempie da sola, non c'è bisogno di tirare giù il bocchettino. Ok, così ragazzi, vedete? Voilà, la pompa è piena, quindi perfetto ragazzi, abbiamo caricato il nostro liquame e adesso ce ne andiamo ai campi. Io come al solito vi faccio un taglietto, vedete che questo dovrebbe essere il deposito della pula ed è praticamente vuoto. Vabbè, faccio un taglietto e ci vediamo ai campi, a fra porco. E allora ci siamo, miei giovani e meno giovani amici. Ci siamo arrivati nella parte della farm, dei campi. Allora lì abbiamo letamato, perfetto. Adesso dobbiamo andare a letamare quest'altro campo. Allora, come vi ho spiegato comunque in Farm Expert, la gestione dei campi è fighissima e quindi non basta un tipo di concimazione organica, ci vuole anche la concimazione quella chimica, quindi poi successivamente dovremo andare a concimare con lo span di concima allo stesso modo. Ok, dispiega. Ok, abbiamo dispiegato, non so perché quel tubicino lì deve... Ah, ma mi sa che questa è una botte che praticamente fa uscire il liquame dal lato. Quindi io adesso inizio a pensare che noi dobbiamo fare così ragazzi. Noi siamo abituati con le botte di farming, ma questa è diversa. Dovrebbe essere così, vediamo se ci azzecco. Ah no, ho detto una minchiata. Io pensavo che uscisse dal bocchettino. Allora, ma perché allora mi fai fare col bocchettino aperto? È bruttissimo visivamente. Vabbè, dai, cominciamo a liquamare il tutto. Vediamo un po' la texture, che è diversa da quella della concimazione, quindi perlomeno hanno fatto le texture diverse e questo è già buono. Certo, il particle non è proprio il massimo, però dai, ci possiamo stare. Ok, qui addirittura il campo diventa più chiaro, come vedete. Ah ok, qui proprio salta tutto un pezzo, guardate che roba. E consuma pochissimo tra l'altro, guardate, consuma veramente pochissimo. Abbiamo praticamente, siamo ancora al 99% e stiamo fertilizzando tutto il campo, spettacolare. Quindi ragazzi, con una botte di liquame qua fertilizziamo praticamente tutti i campi. Guardate, 99%, ancora 99%, vabbè, ma penso sia un altro bug grafico ragazzi, cioè io credo che la botte non stia al 99%, ma in realtà il consumo c'è, lo scopriremo tra poco insomma. Io credo che il consumo ci sia, ma che sia buggato diciamo il contatore. Intanto accendiamo le luci perché sono le 6 di sera e sul campo inizia a fare buio.
Comunque, ragazzuoli, di bug ne ha sto giochetto, di bug ne ha, solo che finché si fa solo lavorazione di campo, diciamo, i bug non si notano, perché comunque siamo presi dal terreno dinamico e tutto il resto. Quando però, vedete, si iniziano a usare tanti altri attrezzi, allora la cosa inizia a notarsi. Però io penso proprio che sia bloccato il consumo. Quindi noi, una volta ricaricato la botte, se così fosse, abbiamo il letame infinito e il liquame infinito, il che lo renderebbe un pochino fastidioso come bug, perché va a togliere tanto realismo. Vabbè, tanto noi useremo maggiormente il letame. Questo era per farvi vedere comunque anche il liquame. Vabbè, comunque, quando andremo a comprare più campi ci tornerà utile, diciamo, questo bug. Più che altro non riusciremo più a svuotare la cisterna del liquame, perché non carica più, boh, non lo so. Vabbè, comunque adesso praticamente per ovviare al problemino, vedete questo qua che qui non concima, andiamo, ecco, a prendere il campo per così. Ok, così copriamo e ricopriamo anche questa zona. Vedete, il campo è fertilizzato al 94%, 95%, 90, 95, e come vedete c'ha due, come si può dire, c'ha uno slash in mezzo, vedete, 96%, poi c'è lo slash e 0%. Ecco, quello significa che 96% di concimazione organica e 0% di quella chimica, quindi ha bisogno anche della concimazione chimica, che poi gliela daremo con le ruote strette, con lo spandiconcime, quando le colture saranno, quando il mais sarà già abbastanza cresciuto. Adesso facciamo questa ultima strisciatina, ragazzi, e poi ci salutiamo, perché siamo già avanti con il tempo e con la puntata. Ok, così raggiungiamo il 100%, raggiungiamo il 100%. Ok, 97, 98, ma sì, dai, chi se ne frega. Ok, ragazzi, ridispieghiamo tutto quanto e ce ne torniamo in farm, dove andiamo a posare la nostra botte. Ok, ragazzi, io mentre che vado torno in farm. Vi ringrazio di aver seguito anche questa bella puntatina. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete i video il più possibile, lasciate un bel like, sono sempre cose molto importanti. E niente, in descrizione ci sono tutti i miei social. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Farm Expert, dove andremo quindi ad interrare tutto l'etame, liquame, tutto quanto. E quindi mi raccomando, intanto voi sentite i mezzi che passano sotto casa mia, perché registro con la finestra aperta, ragazzuoli, perché purtroppo qua si muore, e quindi, che rende tutto più realistico, ragazzi. Siamo su un mezzo, sentite i mezzi, quindi il casino fa solo che bene. Detto questo, ragazzuoli, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Farm Expert. Ciao!